Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. 19.04, siamo in diretta qui a Radio Cyrus TV. Io sono Massimo Bonella in studio a Pianeta Oggi, collegato via Skype con la regia dell'emittente radiofonica RST Cyrus. Di turno vedo questa sera c'è Ugo Moreno, che saluto. Collegato da Pordenone, sempre via Skype, abbiamo Alviano Appi con un ospite molto importante che a breve ve lo introduce. E io intanto, come dire, preparo il terreno per l'ospite, perché come almeno spero voi tutti sapete, ci sono le ricorrenze delle stragi. In pochi giorni fa, appunto, quella di Capaci, dove fu assassinato Giovanni Falcone con la sua moglie e tutta la scorta. Una cosa che per me, ecco, diciamo così, la mafia, Cosa Nostra, come vedete, le bestie, ecco, forse questo è l'aggettivo migliore, hanno fatto un autogol, perché adesso le idee di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e anche di qualcun altro martire continuano ad andare avanti con altre persone. Eh sì, perché, cari signori, quello che è la parte, diciamo, come si potrebbe definire, non so nemmeno io, psicologica, sociale, spirituale, non so, fate voi, va sempre avanti. Questo è poco ma sicuro. Mi dispiace per chi non vorrebbe che questo avvenisse, ma però è così. Allora, introduco subito quella che è stata la grande conferenza che si è tenuta a Palermo sabato sera, dove c'è stata la presentazione del libro di Saverio Lodato, Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto. E dunque introduco solamente con questo piccolo brano tratto da un articolo che lo trovate su Antimafia 2000, ma anche su Pianeta Oggi TV. Dunque, Lodato, sentenza trattativa, boiata pazzesca, se la sono dovuta rimangiare, di Antimafia 2000. Allora, la sentenza della Corte d'Assise sulla trattativa Stato-Mafia, ha detto Saverio Lodato alla presentazione del libro Avanti Mafia, scritto da giornalista, scrittore ed editorialista di Antimafia 2000, ha messo nero su bianco quello che ormai sapevano e sappiamo tutti, e cioè le complicità enormi dello Stato nella storia della mafia e viceversa. Forse che oggi con semplice sentenza crediamo di aver capito tutto, ci mancherebbe, ma in un paese in cui per 50 anni tutte le grandi stragi si sono concluse con decine e centinaia di processi che si concludevano con un nulla di fatto, finalmente abbiamo una sentenza che dice che sì, dietro la mafia c'era lo Stato, mentre nel frattempo c'era una parte pulita dello Stato che cadeva e quella che rimaneva in piedi era la parte sporca che noi ci siamo tirati avanti fino ad oggi. E poi naturalmente l'articolo prosegue, voi entrate su queste due testate che vi ho poc'anzi menzionato e potete quindi approfondire, leggere, eccetera. Tra altre cose abbiamo una presenza di parecchi utenti nella nostra testata Pianeta Oggi TV, siamo a oltre 555, siamo giusti adesso 555 visitatori online, per un totale di tutti i vari contenuti di 5.650.247. Bene, cerchiamo quindi di mandare avanti questo messaggio di tutela della vita, della società, della nostra povera Italia, disgraziato paese oramai, e anche di tutto il pianeta. Io direi a questo punto, dopo queste righe che vi ho letto, di elementi insomma al fuoco, di carne al fuoco, o comunque di elementi posti sotto i riflettori, ce ne sono che bastano, insomma. Allora, linea ad Alviano Appi, che introdurrà un ospite che io ho avuto il piacere di passare con lui 3 giorni, proprio partecipando a questo convegno, parlando di queste problematiche, parlando dell'antimafia, organizzando interviste, eccetera. E allora a te, Alviano, per la presentazione del tuo ospite. Prego. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Bene, siamo, come già hai anticipato tu, Massimo, siamo a toccare il tema delle stragi che sono occorse 26 anni fa, il 23 maggio, ricordiamo, come hai già accennato tu, veniva ucciso a Capaci il giudice Falcone con la moglie e la scorta. Bene, l'ottica su cui voglio ragionare comunque con il nostro ospite, a cui voglio far riflettere le persone che ci stanno ascoltando, è questa. In realtà noi semplicemente non vogliamo fare una commemorazione, per quanto assolutamente giustificata, degli eventi di 26 anni fa, ma vogliamo cercare di mettere l'accento, di mettere il riflettore sul fatto che quegli eventi, quelle stragi, in qualche modo sono legate con la vita sociale, la vita economica, politica, culturale di oggi. L'oggi non ha ancora rotto il cordone ombelicale con quei fatti gravissimi, perché quei fatti gravissimi non sono stati ancora completamente svelati. E sebbene siano stati assicurati alla giustizia, diciamo, gli esecutori delle stragi, questo non è per i mandanti. Allora, noi abbiamo in linea Aaron Pettinari. Grazie Aaron per aver accolto il nostro invito. Grazie Alviano, grazie Massimo e a tutti voi, insomma, per avermi chiesto di essere qui con voi stasera. Ecco, allora, per chi ancora non lo sapesse, Aaron Pettinari è il capo redattore della rivista Antimafia 2000 e sei anche l'autore del libro nato l'anno scorso, prodotto l'anno scorso, Quel terribile 92. Io partirei un attimo da qui, Aaron, innanzitutto nell'ottica della presentazione che ho fatto, per chiederti, questo libro che tu hai realizzato l'anno scorso anche in un tempo molto breve, che cosa ti ha dato rispetto al concetto che esprimevo poc'anzi di presenza al giorno d'oggi dell'incidenza di quegli avvenimenti nella vita di oggi, e che cosa ti ha dato a te a livello personale, che cosa ti sta facendo capire? Innanzitutto grazie per aver ricordato il libro, Quel terribile 92, pubblicato lo scorso anno ed edito da Imprimatur Editore. Un'avventura veramente di un mese, diciamo così, perché questa è stata da quando c'è stata l'ideazione, poi la messa in atto, la messa su carta di tutto quanto il progetto, con queste 25 interviste a 25 persone più o meno note del mondo dello spettacolo, della musica, della satira, giornalisti sportivi e non, diciamo per in qualche maniera attori, per in qualche maniera cercare di ricordare, mettere insieme, mettere in fila quei pezzi del 1992 che sono stati profondamente segnati, dicevi bene, ormai 26 anni fa, da stragi, le stragi di Capaci e Via D'Amelio e in particolare anche Tangentopoli, due fatti eclatanti che in qualche maniera hanno rivoluzionato, passatemi il termine, quella stagione, causando in qualche maniera il crollo della Prima Repubblica. E sancendo la nascita poi della seconda da lì a poco tempo.
Cosa mi ha portato? Il libro mi ha portato, come dicevo, a ricostruire pezzi di memoria perduta, perché comunque sono passati tanti anni, perché comunque all'epoca avevo solo 8 anni e quindi fondamentalmente di politica e di fatti di un certo tipo magari potevo comprendere poco. E quindi ho recuperato la memoria su quell'anno che è stato, sì, Tangentopoli e stragi, ma anche altro, come la guerra in Bosnia, o la fine dell'apartheid, quindi tutta quanta una serie di fatti che i vari 25 intervistati mi hanno raccontato, anche con esperienze personali. E detto questo, chiaramente questa ricostruzione, diciamo, di pezzi di memoria ha contribuito a farmi capire anche alcuni aspetti, perché tra le memorie di 25 intervistati c'erano, ad esempio, per dirne una, l'isolamento che vivevano all'epoca Giovanni Falcone in particolare e anche Paolo Borsellino poi, oppure il dramma che proprio in appena 57 giorni si erano verificati questi due attentati che sconvolsero completamente il paese, oppure ancora anche il fatto che a un certo punto quella rivoluzione che veniva messa in atto da Tangentopoli a un certo punto ha visto la scomparsa delle notizie, le notizie che venivano date solamente dalla satira, perché poi dopo ci sono anche riflessioni appunto sul tempo presente, su quello che è l'oggi e su quello che è diventata oggi anche l'informazione, la comunicazione, e tutto questo mi ha riportato un po' indietro nel tempo e rivedo anche proprio questo fatto che tante cose che sono accadute allora magari oggi le ritroviamo anche in maniera molto simile. L'altro aspetto strettamente legato al fatto che ci sono comunque dei poteri che non sappiamo ancora la completa verità, più che dal libro la ricavo dall'esperienza mia personale di giornalista che dal 2006 si occupa di determinati i fatti, che si occupa di cronaca giudiziaria, che dal 2014 mi trovo qui a Palermo dove ho seguito i processi sulle stragi Capaci Bis e Borsellino Quater, ma poi anche le udienze del processo di trattativa Stato Mafia, e quel che si ricava seguendo questi processi è chiaramente che la verità completa non la sappiamo ancora fino in fondo. Ecco, allora io prendo già lo spunto da un'osservazione che hai fatto un momento fa, riferendoti ai giudici Falcone e Borsellino, parlavi dell'isolamento nel quale loro vivevano. E per riprendere il concetto che ciò che succedeva 25-26 anni fa incide ancora oggi, io vorrei dirti, possiamo dire oggi che i giudici che intraprendono, diciamo quelli che hanno dei processi importanti appunto sotto questo profilo, la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione, eccetera, eccetera, possiamo dire che godano di un clima diverso? Ma io credo che si possa dire che godano di un clima che è praticamente lo stesso. È come un motivetto che si ripete ogni qualvolta un magistrato esprime un'opinione oppure appare in televisione, e si parla di magistrato politicizzato, magistrato, ma questo lo facevano anche in passato con Falcone. A Falcone hanno detto veramente di tutto, lo chiamavano giudice comunista, Nembo Kid, giustizialista, addirittura traditore, perché poi a un certo punto aveva deciso di lasciare la toga, o meglio, aveva deciso di dire sì a quella chiamata del ministro Martelli per dirigere l'ufficio affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia, e nessuno all'epoca all'interno della magistratura, pochi all'interno della magistratura, avevano condiviso quella scelta di Falcone. Le stesse persone che oggi magari dicono di essere state amiche di Falcone o quant'altro, all'epoca criticavano apertamente questa decisione, e oggi invece si trovano a commentare, a dire
che Giovanni Falcone sta facendo una vera e propria riforma, anzi moltissime delle leggi antimafia importanti, penso alle leggi sui pentiti o al 41 bis, sono proprio partorite dalla volontà, dalla mente di Giovanni Falcone. E oggi è la stessa cosa con altri magistrati, penso a Giovanni Matteo, che continuamente viene definito appunto politicizzato, oppure viene criticato perché magari interviene in televisione o in qualche convegno pubblico come una persona che in qualche maniera cerca solamente la visibilità, quando non credo che di fronte al ruolo del magistrato, il primo su tutti era proprio, lo diceva Rocco Chinnici, era anche quello il padre del pool, era proprio quello che c'era la necessità di partecipare all'attività sociale pubblica. Ovvio che ben diverso è il discorso se il magistrato entra in pieno nella campagna politica, ma se guai se non esprimesse le proprie opinioni, le proprie considerazioni in temi di giustizia o sullo stato dell'arte della lotta alla criminalità organizzata, anche perché se no non riusciamo a comprendere, a capire. Tra le altre cose che dicevano Giovanni Falcone, gravissime, per esempio, ai tempi dell'attentato alla Daura, del fallito attentato alla Daura, nel 89 dissero addirittura che la bomba se l'era messa da solo. E trovo delle relazioni, perché anche altri soggetti hanno, colleghi tra l'altro giornalisti, hanno detto, hanno messo in dubbio la fondatezza delle minacce, intimidazioni del dottor Di Matteo, al dottor Di Matteo. Insomma, in questo senso veramente si può dire che è come se la storia si ripete. Ecco, scusami, scusa Abbiano, una cosa rapida, volevo solo un attimo precisare un fatto che poi è avvenuto, no? Ecco, la storia in effetti si sta ripetendo, no? Allora mi domando, questi personaggi che sappiamo sono notissimi, la domanda che viene posta, da che parte state? Dallo Stato legale o da qualche altra parte, che non oso definire, no? Cioè state insomma con lo Stato legale o con Cosa Nostra? Cioè, parliamoci chiaro, perché è veramente singolare andare ad attaccare degli uomini di Stato che stanno rischiando anche la vita in prima linea, o che fanno una vitaccia, perché mi lascio immaginare, d'accordo? E queste persone, però, queste persone hanno il coraggio di attaccare questi, a mio avviso, grandi personaggi, questi magistrati. Comunque, c'è anche qui una piccola vittoria, perché sempre dalla testata antimafia2000.com, a sua volta ricavato da Il Giornale, ecco, abbiamo la notizia che alcuni di questi sono stati anche condannati alla fin fine, perché diffamazione contro Di Matteo, condannati sgarbi e sallustri, tanto per fare un esempio. Pensate, su Il Giornale, che stavo dicendo prima, poi mi sono un attimo deviato, su Il Giornale Riina veniva definito, tra virgolette, complice del magistrato. Ma ragazzi, io mi riferisco adesso, mi rivolgo a tutti i nostri ascoltatori, cioè a tutta quella persona civile di questo paese, ma ci rendiamo conto, sì o no, cosa è stato detto contro questo magistrato, contro Nino Di Matteo? Ma sono cose gravissime queste qua. Ecco, mi fermo qui perché penso che non occorre neanche poi più di tanto, cioè si commentano da sé, insomma. Però intanto sta di fatto che questa diffamazione contro Di Matteo abbiamo due condannati. E questo, insomma, si può dire che è anche una piccola vittoria, perché ora definirla. Cioè, abbiamo visto appunto, mi dicevate voi prima, con Falcone e Borsellino, tutte queste persone contro, in che maniera, abbiamo appena ascoltato cosa ci ha spiegato Aaron Pettinari, e adesso che li hanno fatti fuori, la storia si ripete con Nino Di Matteo. Cioè, ma ci rendiamo conto, allora, questi personaggi che parlano chiaro, con chi state? Con lo Stato legale o state con Cosa Nostra? Perché fatemi capire, i fatti sono chiari, insomma, questi comportamenti sono chiari alla fin fine. Boh, 19:23, di nuovo la parola a Aaron Pettinari. Prego. Allora, tu citavi l'attentato alla Daura, e sull'attentato alla Daura invece proprio Falcone aveva parlato di menti raffinatissime. Io dico questo un poco perché secondo me
Per fare una riflessione proprio su quello che dicevi anche poc'anzi tu, Aaron, c'è una regia, l'impressione che ci sia una regia molto intelligente che lavora a moltissimi livelli, perché anche il semplice fatto che io voglia strumentalizzare ciò che viene detto da un giudice in un incontro, in una conferenza, quando viene invitato da qualche associazione a dire il suo pensiero sulla legalità, sullo stato della giustizia, eccetera, eccetera, vuol dire impoverire un poco il cittadino di quelle nozioni, di quelle comprensioni che proprio chi è addetto ai lavori può sensibilizzare. Quindi a livello mediatico, non so, c'è come un'impressione, un atteggiamento negazionista, riduzionista della mafia a un semplice fatto di droga, di sfruttamento della prostituzione, al pizzo, ma ci fermiamo qui e non dobbiamo cambiare di livello. C'è questa regia, secondo te o no? Ma io credo che c'è, io non so se si possa parlare di regia, il sospetto è lecito a mio avviso, le prove concrete al momento non lo abbiamo, però bisogna mettere insieme in fila i vari pezzi, cioè ovvero che c'è un gioco al ribasso da parte di diversi organi dell'informazione e da parte di diversi addetti ai lavori, diciamo così. Però fanno da contraltare dall'altro lato a quello che dicono altrettanti addetti ai lavori, sia all'interno delle forze dell'ordine che della magistratura, che oltre a Di Matteo posso citare il PM Giuseppe Lombardo, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e ancora altri, ne posso citare, che comunque addirittura lo stesso procuratore capo di Palermo Lovoi dice e spiega di come la mafia è tutt'altro che sconfitta, ma mentre altri nobili, tra virgolette, pensatori dicono che la mafia ha perso. La mafia è più che mai presente da oltre 150 anni e quindi noi ci dobbiamo fare delle domande sul perché da 150 anni siamo ancora di fronte a questo fenomeno, che non è assolutamente solamente fatto di pizzo, coppola e lupara e traffico di stupefacenti, ma è una questione numerica, di numeri. Le mafie guadagnano 150 miliardi di euro l'anno, di questi 150 approssimati per difetto, di questi 150 miliardi di euro l'anno 80 provengono dal traffico di sostanze stupefacenti, traffico di sostanze stupefacenti che viene gestito dalla 'ndrangheta, la criminalità organizzata calabrese, in tutto il mondo occidentale. E con tutto questo denaro cosa si può fare, che è pari al 7% del nostro PIL? Cioè, cosa si può fare con tutto quanto questo denaro? Si può fare veramente di tutto. Oggi gli addetti ai lavori ci dicono e lanciano un allarme, e in questo i governi recenti non hanno fatto assolutamente poco o nulla, e quello che ancora non c'è ovviamente non sta facendo nulla, riguarda il fatto che mafia e corruzione sono ormai due facce della stessa medaglia. Il dato che raccogliamo che cogliamo noi che siamo cerchiamo di raccontare i fatti, che cerchiamo di raccontare le notizie, quello che sta emergendo, emerge che oggi la criminalità organizzata non ha più bisogno, sì, il pizzo, ok, lo usa come strumento di controllo del territorio, ma i grandi affari non li fa con l'estorsione, basta corrompere l'uomino giusto al posto giusto all'interno di una qualsiasi funzione, che esercita una qualsiasi funzione pubblica. E quindi a quei rapporti che bisogna andare a guardare, anche perché una condanna per corruzione vale molti meno anni che una condanna per estorsione. Questo ci deve far riflettere. E non solo, mi viene da dire anche che, ed è provato in tutti quanti questi 150 anni di storia, che le mafie, come dicevi giustamente, non sono solamente questo, ma hanno alzato il livello. Ce lo dicono le inchieste, ce lo raccontano addetti ai lavori,
sono arrivati, così come diceva il collega purtroppo scomparso negli anni 80 Pippo Fava, i veri mafiosi sono quelli che vestono in giacca e cravatta e molto probabilmente siedono negli scranni del Parlamento. È questa la situazione, il rapporto che c'è tra mafia e istituzioni, mafia politica, mafia imprenditoria, mafia e grande economia, mafia e banche, mafia e addirittura borsa, perché anche questo è un altro tema interessante che si potrebbe andare, su cui bisognerebbe andare a fare le opportune verifiche, gli investimenti che vengono fatti ripetutamente dalle criminalità organizzate. Sì, in quest'ottica c'era stato proprio un intervento di Matteo ieri che ha parlato dei cosiddetti sistemi mafiosi integrati, ed è questo al quale tu ti riferisci, perché sembra, cioè tu hai parlato di capacità corruttiva, ma che l'estorsione viene punita molto di più di quanto non venga punita la corruzione. Ma questa diciamo che è una scelta parlamentare. Assolutamente, assolutamente sì. Cioè, questa è una scelta parlamentare, quindi deve fare i due tipi di reati quantomeno, comunque intervenire per alzare le pene. In questo momento in carcere per corruzione, per sentenza definitiva, si possono contare sulle dita di una mano, e questo ci dimostra quanto Tangentopoli abbia insegnato poco. Esatto, e questo un poco mi fa anche pensare, perché se io ho dei rappresentanti che invece che potenziare dei sistemi di legalità in qualche modo li depotenziano, mi devo cominciare a domandare se le persone che trovo quando vado a votare nella lista e che magari io non conosco benissimo siano uomini, personalità di quel partito o di quell'altro partito di cui in qualche modo mi posso fidare perché sento parlare di leader eccetera eccetera, ma che dopo in qualche modo è quasi che hai la sensazione che mentre una volta la mafia doveva andare dall'imprenditore, adesso è imprenditrice. Una volta doveva andare dal parlamentare, dall'avvocato, dal banchiere, eccetera, eccetera. Adesso sta cominciando ad occupare quei posti lei con i suoi uomini. In parte può esserci questo fenomeno, in parte c'è il famoso sistema criminale integrato, quindi significa che anche soggetti criminali tra di loro comunicano tra di loro. È il politico, accade che sono i politici che vanno dai mafiosi a chiedere i voti, accade che sono gli imprenditori che vanno dai mafiosi a chiedere servizi, che la mafia, in virtù di quei 150 miliardi di euro l'anno, può offrire con con maggiore facilità non solo servizi economici di denaro, oggi più che mai che siamo in tempi di crisi e dove le estorsioni dove le banche non fanno più credito, quindi non c'è solamente una richiesta di denaro, ma c'è anche una richiesta che in qualche maniera è di servizi nel vero senso della parola, perché i costi che le ditte tra virgolette vicine alle criminalità organizzate, che magari usano quel tipo di cemento che magari è più depotenziato, che magari è più, che non seguono, che non sono sempre nel pieno rispetto delle regole, vanno a truccare in qualche maniera il mercato anche legale, oppure facendo aste di ribasso, oppure, cioè, ci sono tutta una serie di manovre che in qualche maniera portano le criminalità organizzate e quelle ditte a essere vicine, a essere più a drogare, diciamo, il nostro sistema economico legale, e in questa maniera truccare la partita che si gioca nei vari tavoli, sia essa la partita politica, sia essa la partita economica, sia essa la partita, che ne so, nel campo delle costruzioni, dei grandi appalti. Questo è il problema che molti vogliono far finta di non vedere.
perché se no si sarebbe creato già da tempo una rivoluzione copernicana, quella che io chiamerei rivoluzione copernicana, equiparando appunto i fenomeni come quello della corruzione al fenomeno delle criminalità organizzate, su tutti la confisca dei beni, per dirne una, che sia possibile confiscare i beni anche al corrotto o a chi corrompe. Invece molto spesso, anzi la legge, la nuova legge, l'ultima che è entrata in vigore, prevede questa confisca dei beni solamente qualora viene dimostrata l'associazione, diciamo, che ci sia dietro un'organizzazione, ma noi sappiamo benissimo che non è sempre così ed è che questo è molto difficile da dimostrare per i magistrati, che vi sia dietro un'associazione di fronte a un fenomeno di corruzione. Per non parlare del depotenziamento che c'è stato, diciamo, con la nuova legge sulle intercettazioni. Assolutamente. Che speriamo qualcosa si possa fare con questo governo non nato, in fretta, se si può legiferare qualche cosa nel merito, ti dirò, non lo so, però sarebbe già un qualche cosa di importante, perché veramente stanno chiudendo tutte. Ma guardate, abbiamo un problema molto serio, perché in questo momento la legge entrerà in vigore a partire da giugno. Noi abbiamo un non governo allo stato attuale, e addirittura gli ultimi rumors dicono che, anche se il Quirinale smentisce, che Cottarelli sarebbe andando, Carlo Cottarelli, che è l'uomo scelto dal Quirinale, potrebbe anche rinunciare. Quindi siamo in una situazione politica italiana veramente, veramente drammatica. Di fatto un governo non l'abbiamo, e qualora avessimo un governo, bisognerebbe vedere se questi ha la verifica dei numeri per reggere alla Camera e al Senato, e l'unica possibilità è che fa un governo di scopo, che sia un governo di scopo per piccole cose, e ho i miei dubbi che le intercettazioni rientri in questa agenda politica. Sì, per capire l'infiltrazione, l'intreccio di cui dicevi poc'anzi, diciamo che da poco ho visto su Antimafia che voi hai scritto un articolo proprio tu, il sistema montante e quella rete che arriva fino a Roma. A chi ci ascolta, diciamo che Antonio Montante non è una persona qualsiasi. Se puoi chiarire un attimo questo, è un fatto importante, che però i giornali danno l'informazione da poco spazio. Beh, qua in Sicilia se ne dà parecchio del fatto che Antonello Montante, l'ex presidente della Camera del Commercio di Caltanissetta, è stato arrestato nelle scorse settimane. Oltre a lui indagati ci sono figure di rilievo, una su tutti, penso all'ex presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Diciamo che secondo l'accusa, di fatto lui aveva messo su un'associazione, cioè un vero e proprio sistema per il quale non solo usava, diciamo, l'immagine dell'antimafia per coprire in realtà poi tutta una serie di interessi, di scambi di favori, anche addirittura inserendo soggetti a lui vicini all'interno del presidente dell'ARS, dell'Assemblea della Regione Siciliana, aveva dei riferimenti che Montante in passato è stato anche indagato per mafia, ma poi questa accusa al momento non è stata contestata, e anzi non ci sarebbero, a detta dei PM Nisseni, elementi per fare un'accusa di questo tipo. Però è chiaro che durante le varie fasi di indagini è emerso che Montante aveva anche una rete di informazione rispetto a quelle che erano le indagini nei suoi confronti, addirittura arrivando fino all'interno della Commissione parlamentare antimafia e fino all'interno degli organi di polizia giudiziaria, addirittura la Procura Nazionale Antimafia, sembrerebbe, da quello che hanno
da quello che è emerso da alcune intercettazioni, da quello che è emerso durante le investigazioni, anche dai racconti di alcuni testimoni. Insomma, la situazione è chiaramente molto grave, perché questo in qualche maniera mina quelle che sono state fino all'altro ieri magari la fiducia, le fiducie, ciò in cui credeva la società civile. Io credo che ogni volta quando accade una cosa di questo tipo, essere minata è proprio il concetto stesso di antimafia, che non è vero che è una parola morta, perché comunque è una parola piena, perché di contraltare ci sono tantissime associazioni che si sporcano, tra virgolette, le mani stando in mezzo alla gente, stando sul campo, cercando di ribellarsi al pizzo, cercando di lottare per i beni confiscati. Penso a Dio Pizzo, Libera, penso poi a quelle che cercano la verità e chiedono verità e giustizia, come le Agende Rosse, o come e quindi c'è tanta società civile che comunque, o scorta civica, che mette il proprio impegno per qualcosa senza soprattutto guadagnare nulla di che. È questo probabilmente il nodo dove bisogna riflettere. Laddove c'è un guadagno di fronte a queste cose, probabilmente con finanziamenti e quant'altro, probabilmente c'è da prestare attenzione, da stare attenti. Io non so come andrà a finire l'inchiesta. Certo è che il quadro che emerge è assolutamente grave e dimostra come a un certo punto comunque chi ha luoghi va a rivestire dei luoghi di potere in qualche maniera si trova a fare i conti sempre lì con quei fenomeni che possono essere criminalità organizzate, ma anche con quei fenomeni che poi possono essere corruttivi. Sì. Senti, io ho un paio di domande ancora che vorrei farti, vediamo se riusciamo. Uno è che sentendo parlare ieri sera il giudice Di Matteo, avevo trovato interessante una riflessione che lui faceva sul fatto che diciamo che si sta andando verso sempre una sempre maggiore gerarchizzazione della magistratura e che questo in realtà a lui non sembra affatto un bene. Tu puoi darci un poco l'idea di che cos'è questa cosa che sta succedendo all'interno della magistratura? Ma diciamo che le più recenti riforme, per quanto riguarda la gerarchizzazione della magistratura, è perché all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura si ha una fortissima componente che è l'organo supremo che in qualche maniera autogoverna la magistratura e che fa le nomine nelle varie procure d'Italia, decide chi quale magistrato si insedia in una determinata procura, diventa capo procuratore, aggiunto, sostituto o quello che sia. E diciamo che da qualche tempo a questa parte, così come avviene nella politica, anche lì si sono create, diciamo, delle correnti della magistratura, e oltre alle correnti c'è una fortissima componente laica, che dovrebbe essere laica, si chiama così, del CSM, quindi non magistrati, che anziché vedere come rappresentanti, che ne so, esperti del diritto o comunque professori o comunque giuristi, vede emanazioni scelti, soggetti scelti all'interno dei partiti. E questo comporta chiaramente il forte rischio che nella decisione dei magistrati che poi dovranno entrare, cioè si apre una vera e propria campagna elettorale interna, per cui dopo si dovranno, anziché quindi seguire delle logiche di meritocrazia, si seguono delle logiche
di opportunità, chiamiamola così, politica o di corrente. E in questo senso si crea un vulnus a quella che è poi l'indipendenza della magistratura. L'altra questione è che sempre più spesso si sta cercando, mentre in passato diciamo che ogni magistrato aveva una sua indipendenza, al di là del procuratore capo che comunque ha un ruolo di coordinamento delle indagini o in qualche momento di coordinamento dell'ufficio, si sta sempre più gerarchizzando all'interno della stessa procura, per cui è il procuratore capo a essere più accentratore di tutte quante le indagini e invece i vari magistrati devono in qualche maniera, insomma, rendere conto a lui nell'esercizio dell'azione penale. In parte, e questa è una cosa che si sta accentuando sempre di più, però la cosa più grave è proprio questa che vi dicevo prima, cioè ovvero del fatto che all'interno della magistratura si ha una forma di correntismo molto simile a quello del partitismo in politica, e quindi la spartizione, diciamo, delle poltrone avviene tra le varie correnti e si segue un profilo che non è quello della meritocrazia, ma più quello appunto delle logiche in base a chi o più o meno diciamo determina o è vicino a determinate correnti politiche. Allora, guarda, molto chiaro, Aaron, grazie. Senti, l'ultima domanda è questo, che siamo in chiusura con il nostro, con il tempo a nostra disposizione, è questo. Si è concluso da un mese circa il processo trattativa Stato-mafia, un processo che dal punto di vista mediatico ha avuto, secondo me, ma non soltanto secondo me, una grande delegittimazione, delegittimazione delle indagini, delegittimazione dei giudici che le hanno fatte, è stato perfino detto una boiata pazzesca. Poi, in qualche modo, invece, la sentenza, sebbene solo di primo grado, abbia dato ampia ragione, visto le condanne gravi che poi sono giunte, abbia dato grande ragione all'impianto dei giudici. Ora, ci sono stati due giorni, per due giorni si è parlato, si è sentita l'informazione intorno a questo processo di cui prima praticamente non si sapeva nulla, se non da poche fonti informative come il vostro giornale, come il Fatto Quotidiano, eccetera. Però c'è come l'impressione che si possa tornare di nuovo ad una sorta di silenzio ovattante a muro di gomma, come è successo un poco con la sentenza Andreotti, come è successo con Dell'Utri. Si cercano di presentare le cose nel modo in cui non sono, oppure a far dimenticare. Come vedi questa questione? Allora, per prima cosa dobbiamo dire che, a differenza della sentenza Andreotti e della sentenza Dell'Utri, per quanto riguarda il processo trattativa Stato-mafia, o meglio processo per attentato a corpo politico dello Stato che si è concluso lo scorso 20 aprile, appunto si tratta di un primo grado, mentre le sentenze Andreotti e Dell'Utri sono sentenze definitive. E diciamo che il problema rispetto a quelle sentenze è che si tende a mistificarle, a dimenticarle, o diciamo così far finta che non esistono. Rispetto a questa sentenza, lo stesso si fa finta che non esiste, come se una corte d'assise non avesse valore in questa decisione della corte d'assise, che anche se è un primo grado, comunque mette in evidenza una serie di fatti che comunque sono stati riconosciuti come tali. Certo, dobbiamo attendere le motivazioni della sentenza, però intanto possiamo già sgomberare il campo che non è vero che questo era un processo farsa, che non è vero che questo era un processo che non si doveva fare, perché altrimenti la Corte avrebbe dichiarato il non luogo a procedere, avrebbe dichiarato nullo il processo, avrebbe dichiarato invece una corte d'assise ha detto chiaramente, ha riconosciuto che
le accuse che venivano presentate e soprattutto che l'articolo 338, il reato contestato, era quello corretto. Quindi l'impianto accusatorio ha retto in questo senso. E saremo siamo curiosi di leggere le motivazioni della sentenza, perché chiaramente dal dispositivo di sentenza si evince come rappresentanti delle istituzioni, in particolare i carabinieri, hanno Mori, Subranni, De Donno, hanno condizionato in qualche maniera, compiuto il reato di attentato a minaccia al politico dello Stato per quanto riguarda fino al 1993, quindi con il governo Amato e Ciampi, mentre per quanto riguarda il Marcello Dell'Utri, che pure è stato condannato per il medesimo reato, viene specificato nel dispositivo di sentenza che ha compiuto questo reato per quanto riguarda il governo Berlusconi. Questa è la questione. Ovviamente sono stati condannati anche i boss mafiosi, sono stati condannati, è stato condannato Massimo Ciancimino per il reato di calunnia, non per concorso esterno in associazione mafiosa, calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro. Non è stato condannato Brusca, che è il collaboratore di giustizia, che ha raccontato anche lui un pezzo della storia della trattativa, per avvenuta prescrizione del reato per quanto lo riguardava, visto proprio che è un collaboratore di giustizia. Poi è stato invece assolto dal reato di falsa testimonianza Nicola Mancino. Adesso la situazione è che appunto bisognerà vedere le motivazioni della sentenza, però è chiaro che l'impianto accusatorio ha comunque retto. Ripeto, secondo me, a mio avviso, sono emersi dei fatti che, a prescindere da quello che sarebbe stato l'esito del processo, erano e sarebbero stati comunque evidenti. E sarebbe stato difficile non riconoscerli. E qui rientriamo praticamente a quello che abbiamo detto all'inizio, che c'è un pezzo di storia che, su cui non si sa una completa verità, che va in qualche maniera ricostruita. Questo processo ha contribuito a ricostruirla e non solo, ha stabilito che in quell'operato, in quelle azioni, si stava compiendo un reato. Non era una cosa legittima, era una cosa illegittima, era una cosa che non si poteva fare e non si doveva fare, che ne dicano, piaccia o no, che ne dicono tanti ben pensanti e che ne dicono gli stessi imputati che fino all'altro ieri andavano in televisione a dire la loro. Bravissimo. Senti Aaron, allora il tempo è scaduto, noi ti ringraziamo della grande chiarezza con la quale sempre sai esporre i concetti e speriamo di fare cosa gradita ai nostri ascoltatori e soprattutto speriamo di poter instillare un poco quel seme. Il seme della necessità di oggi del cittadino, della persona, tenere viva l'attenzione sulle cose della società. Non possiamo chiuderci a vivere in un nostro giardino, ma dobbiamo interessarci delle cose, soprattutto dobbiamo difendere un territorio molto importante, quello che Giulietto Chiesa chiama il territorio della nostra mente. Dobbiamo avere una mente aperta, libera, acuta, indipendente e nutrita con informazioni, con fatti, più che da opinioni. Allora io con questo piccolo suggerimento ti ringrazio della partecipazione e saluto i nostri ascoltatori ripassando la linea a Massimo Bonella. Grazie Aaron. Grazie a tutti voi. Grazie davvero Appi, anzi permetti che saluto e va tutta la mia stima ad Aaron Pettinari, spero di rivederti presto, non solo a Palermo ma anche magari qui al nord in altre occasioni.
Spero anch'io di vederci presto, Massimo, ti ringrazio, la stima è reciproca. Grazie Aaron, un saluto a tutta la vostra redazione giornalistica antimafia2000.com. Dunque io vorrei concludere dandovi ripetendovi questa notizia, perché guarda caso un po' le testate nazionali non l'hanno dato, comunque sono passate un po' tangenti, diciamo così, per essere buoni. Allora, si parla appunto di questi magistrati che sono in prima linea, che vengono attaccati da politici o da opinionisti, eccetera, che è una cosa che ha davvero dell'incredibile. Allora, concludiamo così. Vittorio Sgarbi, ex assessore regionale alla cultura in Sicilia ed oggi deputato, è stato condannato a 6 mesi di reclusione per aver diffamato su Il Giornale il sostituto procuratore nazionale antimafia Antonino Di Matteo. A 3 mesi per omesso controllo è stato invece condannato il direttore del quotidiano Alessandro Sallustri. E questa è la decisione del giudice monocratico di Monza, Francesca Bianchetti. Dunque, questa la notizia. Sul Giornale era il magistrato veniva definito, su Il Giornale Rina veniva definito complice del magistrato. Penso che a tutti coloro che sono in ascolto, mi riferisco a quella società civile, non occorre appunto aggiungere nessun altro commento, questa cosa si commenta da sola, io anzi vi ho solo portato pari pari quello che è successo, come è giusto che sia, come dovere di informazione. Sono stati poi condannati. Bene, allora adesso giriamo un attimo pagina, perché dobbiamo concludere con due notizie di cronaca. La prima riguarda, siamo in Alto Adriatico, nei pressi di, anzi siamo proprio a Jesolo, città anche nota in tutta Italia, ma non solo per la sua attenzione d'estate alle vacanze eccetera, e dunque c'è stato uno schianto con uno scooter e l'autobus addirittura ha preso fuoco. Questo dunque vi cito la fonte, lo sto apprendendo dal quotidiano La Nuova Venezia, dove appunto così intitola il suo articolo. Dunque, alta nube nera di fumo visibile anche a chilometri di distanza, traffico bloccato, motociclista ferito gravemente, è stato egli trasportato all'ospedale di Mestre in prognosi riservata. Dunque, incidente con incendio in mattinata in Viale Adriatico alle porte di Jesolo, un autocorriera si è scontrato con un motociclista, il mezzo con i turisti a bordo ha preso fuoco con fumo e fiamme che si vedevano da diversi chilometri di distanza. Il motociclista è ferito ed è stato trasportato in elicottero, abbiamo già detto, a Mestre, prognosi riservata. Allora, i passeggeri dell'autocorriera erano studenti di alcune classi di una scuola serba in vacanza studio. Tra loro 5 sono stati portati al pronto soccorso in stato di shock. Il traffico è rimasto bloccato, sul posto naturalmente vigili del fuoco, polizia locale, sanitaria del 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Dunque tutto sembra che sia tutto è nato dal mancato rispetto di uno stop da parte di una Peugeot 206 che è uscita da via La Bassa immettendosi su viale Adriatico. Dunque l'impatto tra i due mezzi, riprendiamo il discorso dell'incidente con il mezzo a due ruote, l'impatto tra i due mezzi ha visto lo scooter infilarsi sotto il bus, le scintille provocate dallo scontro hanno fatto prendere fuoco il carburante, in pochi secondi le fiamme dal basso hanno iniziato a svilupparsi in tutta la corriera, l'autocorriera. Ecco, per fortuna il conducente del bus non ha perso conoscenza, ma ha subito aperto le porte del mezzo ordinando ai giovanissimi studenti di uscire e di allontanarsi per mettersi in salvo. Dopo pochi minuti è esploso il serbatoio del carburante, quindi proprio appena in tempo a far scendere gli studenti, poteva andare molto peggio. C'è un'altra notizia, ve la dico rapidamente, che siamo fuori tempo massimo. Dunque, aeroporto di Venezia, Marco Polo, il pilota accende i motori mentre il tecnico è appeso all'ala. Questa notizia è sempre tratta dalla Nuova Venezia, c'è anche un video dove si vede proprio il pilota, cioè dove si vede il tecnico che è appeso all'ala
e queste eliche che si sono messe in moto. Ecco, quindi se volete vedere meglio il tutto, approfondire, entrate sul quotidiano La Nuova Venezia, di Venezia e Mestre, e potete quindi approfondire il tutto. 19:58, chiudiamo qui Pianetologicamente nel mondo. Grazie ad Alviano Appi, collegato via Skype da Pordenone, di nuovo Aaron Pettinari, l'ospite, caporedattore di Antimafia 2000. Grazie alla regia questa sera di turno, visto Modena, Ugo Moreno, che saluto. Qui da Pianeta Oggi TV in Venezia ha condotto Massimo Bonella, che vi dà appuntamento a tra un minuto su Teleidea, per quello che ci ascoltano dal Centro Italia, per il settimanale Pianeta Oggi Report. Teleidea, vi ricordo, la frequenza 190. Poi domani sera vi segnalo l'importante trasmissione Osservatorio Antimafia, prevista per l'ora 22. Continueremo a parlare della conferenza, della presentazione del libro di Saverio Lodato, che si è tenuta sabato in tardo pomeriggio appunto a Palermo. Grazie per averci seguito, gentili signore e signori, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.